La giornata. Cosa c'è da sapere? È stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legge Caivano, con norme contro il disagio minorile e che prevede anche un commissario alla riqualificazione per l'area del Parco Verde. Questo provvedimento renderà più facile finire in carcere per i minori che compiono reati. Si abbassa infatti da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare una misura cautelare. Non scende invece l'età per l'imputabilità. Si era detto che da 14 sarebbe stata abbassata a 12 anni, né c'è per il momento la stretta per l'accesso ai siti porno da parte dei minori. Approvato anche il decreto Sud, qui però ci concentriamo sulla violenza contro le donne, tema certo non estraneo anche a Caivano, ma dedicando questi minuti all'ultimo sorriso spento da un femminicidio, quello di Marisa Leo. È venerdì 8 settembre. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Mi rifiuto di pensare quando io donna dico no. Il mio no deve essere frainteso. Quando una donna dice no, dice basta. Tu uomo ti devi fermare se ti ritieni tale. Non esistono attenuanti. E ve lo dico soprattutto perché questo argomento lo sento sulla mia pelle. Io questo drammatico problema l'ho vissuto in prima persona, Presidente. Conosco bene il dramma che vivono queste donne. Lei è la deputata 5 Stelle Daniela Morfino. Interviene alla Camera per spiegare che il Movimento voterà sì sul Codice Rosso, norma antiviolenza del 2019 ora aggiornata, con l'introduzione della possibilità che il procuratore capo avochi a sé l'indagine se dopo la denuncia di una donna o più genericamente con l'iscrizione della notizia di reato da parte delle forze di polizia, dunque anche senza la denuncia, i magistrati non ascoltino la vittima di violenza di genere o domestica nel giro di 3 giorni. Va bene, sì, afferma Morfino, mentre però viene sopraffatta dall'emozione, perché quella violenza lei la conosce e quindi sa che l'approvazione del Codice Rosso, anche così ritoccato, approvazione giunta poi con 200 sì a Montecitorio, 61 astenuti e nessun contrario, è importante, ma non basta, è pochissima cosa rispetto a tutto quello che serve. Infatti. E concludo, Presidente. Con questo disegno di legge la maggioranza non toglie nulla al Codice Rosso, ma aggiunge ben poco. Se pensate che sia questo il modo di contrastare la violenza sulle donne, si è fuori strada. Mentre la deputata parla e si commuove sugli scranni, pensavo di arrivare in fondo, ma non ce l'ho fatta, dirà intervistata. Il dolore ti accompagna sempre. Dalla Sicilia, dal Trapanese, arriva la notizia dell'ennesimo femminicidio, vittima numero 79 dall'inizio dell'anno. Lei è una donna realizzata, di 39 anni, si chiama Marisa Leo, cura il marketing e la comunicazione di un'importante azienda vinicola, Colomba Bianca. L'assassino che dopo averla uccisa si è tolto la vita è l'ex compagno, il padre di sua figlia, che ha 3 anni. Lo aveva denunciato per stalking nel 2020, l'anno prima col pancione, radiosa, dolce ma combattiva. Aveva pubblicato questo video a difesa delle donne e in fondo anche di sua figlia che stava per nascere. È un miracolo, una forza così piccola ma così dirompente. È una vita che cresce al ritmo di 2 cuori che battono insieme. Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai. Tu cadi, ti rialzi, piangi ma non molli e sei perfetta così come sei. Donna, mamma, tu non sei sola. Non sei sola, come invece spesso ci si sente. Marisa Leo, visto che sul fronte femminile era davvero impegnata nella sua quotidianità, sempre 3 anni fa, quella gravidanza le aveva dato di certo un motivo in più per non arrendersi, aveva scritto sui social un messaggio rivolto alle donne l'8 marzo. Ora lo leggiamo per lei. Scriveva così Marisa. Questo pensiero è dedicato alle donne coraggiose che conosco e che sono fonte di ispirazione per me. Donne che non hanno scelto la via più facile e che si impegnano con tenacia ogni giorno per raggiungere obiettivi, che lottano senza perdere mai il rispetto del proprio essere donna. Sono quel tipo di donne che affrontano le sfide a testa alta, che non ti raccontano lamenti e fatica, che nonostante tutto indossano ogni giorno il loro sorriso più bello e riescono a godere con gratitudine della gioia e dei momenti. Loro arricchiscono questo mondo con la bellezza dei loro esempi di vita.
Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per venire giudicate brave la metà. È vero, la parità non esiste ancora. Il nemico più grande rimane il pregiudizio inconsapevole di tanti uomini. Il pericolo maggiore è la mancanza di consapevolezza di molte donne. Ma non sarà così per sempre. Una rivoluzione culturale è in atto, grazie alle donne che mi ispirano ogni giorno. Ora, Marisa Leo è morta, uccisa dal suo ex compagno, il padre di sua figlia. Una donna emancipata, realizzata, impegnata, consapevole, che aveva denunciato. Quindi, oltre a insistere nel dire bisogna chiedere aiuto, vero. Bisogna rivolgersi alle forze di polizia, vero. Bisogna avere coraggio, vero. Bisogna allontanarsi da un uomo prevaricatore se non violento, vero. Ma cosa bisogna fare per non essere in pericolo e vivere pienamente e liberamente la vita? Bisogna cambiare la mentalità di un paese retrogrado inchiodato sul concetto di lui, formando operatori, agenti, magistrati, giudici, formando imprescindibili insegnanti, crescendo una generazione nuova che interiorizzi il rispetto, non si limiti nel migliore dei casi a imparare la lezione a memoria per non essere bocciata. È un lavoro davvero faticoso, se ne deve fare carico ciascuno, ciascuna donna soprattutto. Comunque ogni madre, padre, familiare, amico, insegnante, compagno di lavoro. Servirà tanto, tanto tempo, ma una soluzione diversa non c'è, anche se non fa notizia. È questa la verità. Questo pensiero e questo impegno sono dedicati a Marisa Leo e a tutte le altre. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.